Non ce l'ha fatta l'ottantenne investito venerdì mattina sulla via Emilia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Luigi Peta, ricoverato d'urgenza al centro traumatologico di Cesena mediante le limediche, si è spento poche ore dopo il ricovero. L'incidente era avvenuto intorno alle 9.30 lungo le strisce pedonali all'altezza di via Bernardi, in passato purtroppo già teatro di analoghi incidenti mortali, nei pressi, fra l'altro, dell'abitazione del figlio della vittima. L'anziano è stato investito da una Toyota, un RAV4 guidato da un 67enne cesenate che procedeva lungo la via Emilia interna in direzione di Forlì. Sulla dinamica degli eventi sta indagando la Polizia Municipale della Romagna Faentina.